Questa l'ho riconosciuta anch'io. La favola di Pierino il lupo. E questo secondo me è il personaggio dell'anatra. E mi sembra che l'oboe sia lo strumento più adatto per dare voce a questo personaggio. Senz'altro, anche se l'oboe è anche uno strumento molto malinconico. Ad esempio, senta questo. Sentiamo. È vero, uno strumento molto versatile. Senta, vedo però che ha un'imboccatura particolare. Ce la vuole illustrare? Sì, questa è un'ancia doppia. Sì. E tutti i nostri strumenti, il corno inglese, l'ecclefon, sono muniti di quest'ancia, che è formata da due palettine di canna di bambù legate assieme in questo cannello di sughero, sì, di metallo. E il suono viene prodotto mediante la vibrazione di queste canne con il fiato. Capisco, possiamo sentire un suono anche senza lo strumento? Sì, certo. Capisco. E questo è un altro oboe? Ecco, questo non è un oboe, ma è un corno inglese. È praticamente un oboe più grande e ha il suono più grave, più dolce. Quindi un registro diverso un registro rispetto all'oboe. Più basso. Più basso. Si può sentire qualcosa, certo, anche con questo? Grazie. Ecco, vediamo. Questa è l'ancia del corno inglese, infatti, che è un po' più grande, perché... Scusa se ti interrompo, però ti sei dimenticata di dire che le ance con cui suoniamo ce le costruiamo noi. Ah, molto interessante questo. È vero, ognuno di noi costruisce la propria ancia, anche perché è una cosa particolare. Ognuno di noi suona un tipo di ancia, più leggera, più dura. E quindi purtroppo è la nostra croce, quella di doverci ricostruire queste ance. Ho capito. Io invece vorrei sapere, vedo questa specie di oboe, cioè le macchinette sono uguali, l'impianto è uguale, però più grande, un legno diverso. Che cos'è questo strumento? Questo strumento si chiama ecclefon ed è stato costruito da due fratelli tedeschi, i fratelli Eckel, su commissione di un compositore tedesco che si chiama Richard Strauss. Ecco, visto che il legno è completamente diverso, infatti il corno inglese è costruito con ebano, questo invece è acero, lo stesso legno con cui sono costruiti i fagotti. Ha un registro molto più basso, anche se usa la tecnica dell'ancia doppia, tipica degli strumenti come l'oboe e del corno inglese. L'ancia naturalmente è molto più grossa ed è simile a quella del fagotto. Se vuole le faccio sentire il suono. Molto volentieri, grazie.